Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù: in verità io vi dico, chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta è il pastore delle pecore. Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce. Egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti a esse, e le pecore lo seguono, perché conoscono la sua voce. Un estraneo, invece, non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa parlava loro. Allora Gesù disse loro di nuovo: in verità io vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra attraverso di me sarà salvato. Entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. La porta è Gesù e chi non entra da questa porta si sbaglia. E come so che la porta vera è Gesù? Come so che questa porta è quella di Gesù? Ma prendi le beatitudini e fa quello che dicono le beatitudini. Sei umile, sei povero, sei mite, sei giusto. Ma qualcuno di voi dirà: padre, lei è fondamentalista? No, semplicemente, questo l'ha detto Gesù: io sono la porta, io sono il cammino per darci la vita. Semplicemente, è una porta bella, è una porta d'amore, è una porta che non ci inganna, non è falsa, sempre dice la verità, ma con tenerezza, con amore. Ma sempre noi abbiamo quello che è stato l'origine del peccato originale, no? Abbiamo la voglia di avere la chiave di interpretazione di tutto, il potere di fare la nostra strada, qualsiasi sia, di trovare la nostra porta, qualsiasi sia. E questa è la tentazione di cercare altre porte o altre finestre per entrare nel Regno di Dio. Soltanto si entra da quella porta che si chiama Gesù e ci porta alla vita che si chiama Gesù. È semplice il Signore, non parla difficile, Lui è semplice.